Va tutto bene? Va benissimo. Fai progressi straordinari. Straordinaria è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'Animus può avere... effetti collaterali. Magnifico. Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Decadimento cognitivo, allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Quindi mi state dicendo che... Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Il che non sarebbe un male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora però nessuno ci è riuscito. Il soggetto 16. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua retenzione dell'abilità, vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene, raggiungimi di sotto quando vuoi. Che cosa può aver scoperto il 16 da richiedere così tanta segretezza? A saperlo. Lucy pensa che riguardi il codice, ma io non ne sono convinto. Sono tutto orecchi, come se fosse un cambio di vita, come dice il 16. Potessi entrarci io nell'Animus, lo scoprirei da solo. Invece, come al solito, eccomi qui, relegato a bordo campo. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori e a far tuo. Oh, dai, nemmeno un indizio. Apri gli occhi, Desmond. Addosso! Lucy, vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di 30 secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Allora, come vado? Sei riuscito ad assorbire tutte le capacità di Ezio. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni arrivo. Ok, adesso dimmi. Perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare Altair? Seguirlo nei suoi primi anni. Tutto è iniziato col 16. Ah, il buon vecchio soggetto 16. Mi ha ritinteggiato la stanza. Col suo sangue. Avevo esaminato il suo incartamento. Vidi che aveva evidenziato un paio di sessioni dell'Animus. Un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Mancano alcune delle sue ultime sessioni dell'Animus. E le sessioni che ci sono... Dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto. Dopo tutto quello che io gli ho fatto. È tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano col 16 avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Quindi cercate sia il codice che la cripta. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Ehi,
Va bene, penso che per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Grazie. Buonanotte, Desmond. È bello averti qui. Che cazzo? Che succede? Dove sono? È Acre. È Altair. Come diavolo? Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Quello deve essere il suo bersaglio. La donna di Agri. Come si chiamava? Maria. Sì. Chissà che cosa vuole da lei. Però, questo non me l'aspettavo. Thank you.
un attimo. Perché non seguo Altair? Sono bloccato qui con Maria. Oh, cazzo. Significa che... questo è un sogno assurdo. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, sì, tutto bene. Strani sogni, tutto qui. Va bene. Lascio che ti prepari. A dopo. Ah, gentile unirti a noi. Scusate, nottataccia. Che professionista e che approccio professionale. Lascialo in pace. Oh, scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. Segni di follia? Sean, per favore. Va bene. Ehi. Ciao. Tutto bene? Sì, sto bene. Tutto a posto. Sicura? Abbiamo perso altre due squadre stanotte. Altri 8 di noi sono... andati. Mi spiace. Non so più che cosa fare. È come se tutto stesse precipitando. Ehi, ricordi cosa mi hai detto? Devi avere fede. E guarda un po', eccoci qui, sani e salvi. Per quanto tempo? E quando ci troveranno? Che succederà? Quando succederà, se succederà, ci penseremo. Ti terrò al sicuro. Vabbè. Fine del mio piccolo sfogo. Devo tornare al lavoro. E anche tu.